abbiamo scoperto cosa mangia un tassista per 24 ore. Andiamo avanti. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Oggi scopriamo cosa mangia un fumettista per 24 ore. Quando abbiamo iniziato a cercare professionisti da seguire per 24 ore, scoprendo così storie di persone, storie di diete, diete intese proprio come sistema alimentare, lui si è reso disponibile. Non so perché. Secondo me, infatti, ha fatto male, ma vaglielo a dire. Entriamo nel palazzo di Cason. Lui è Cason. Sì, lei è vero. È Zelda. Zelda, vieni qui. Presentati. Lei è Zelda e ci ha appena portato Carletto. Zelda, put it down. Bravissima. È un bel cane. È un cane particolare. Chi è Cason? Chi è Cason? Sono un fumettista. Scrivo e disegno cose che ho nella testa e da sempre. Prima facevo pure altre cose, adesso scrivo e disegno. Che facevi prima? Un sacco d'altre cose, ho fatto musica, ho fatto teatro, ho fatto il comico, un sacco di cose. Però mo faccio solo i fumetti. No, in realtà. Giuro, adesso faccio solo i fumetti. No, in realtà pure altro, però principalmente fumetti. Sono la cosa che mi diverte di più, ancora, ancora. Vediamo quanto dura. Fumettista, quindi con un sacco di vite, ma cosa mangia un fumettista? Oggi lo scopriamo. Questa è una bella domanda. Anche perché i fumettisti non mangiano in realtà, lavorano e basta. Guarda, c'è mia nonna che diceva sempre questa cosa, tu non mangi, tu ti nutri. Cioè, nel senso, io il minimo indispensabile per me, guarda, te lo dico ed è brutta come cosa, per me mangiare e dormire è una perdita di tempo. È una cosa, è una perdita di tempo. Sentito, il mio stesso cuore fare. Lo so, per questo ti ho chiesto scusa prima di dirlo. Colazione. Io la mia colazione è particolare perché io dentro a questo coso... Innanzitutto la colazione a casa perché non si deve perdere tempo. No, colazione a casa. Ma poi comunque col pupo da accompagnare, eccetera, e quindi è sempre un po'... Allora, io per colazione mixo tre tipi di cereali diversi. Io poi ultimamente non sto mangiando glutine perché mio mezzo zio, che è il mio medico, mi ha detto che c'ho tipo un'intolleranza al glutine non celiaca, per cui io non ne posso mangiare troppo fondamentalmente. E tipo io non posso rinunciare a questi, che sono i fiocchi di farro al cioccolato. Io non posso rinunciare. Cioè questi sono proprio una roba, e io li schiaffo qua dentro, così. Zelda poi ci metto... Zelda sta facendo la paraventa perché sta in cucina non ci può stare, non deve mangiare e bere. Vero Zelda? Fuori dalla cucina, dai! Fuori dalla cucina, Zelda! Però gli è dispiaciuto. Lo so che gli è guarda come si guarda indietro, come i film americani quando la richiamano. Fuori dalla cucina, Zelda! Fuori! Fuori! Poi ci metto questi, che sono i fiocchi di grano saraceno. Ci sono due tipi di fiocchi di grano saraceno. Questi qui sono quelli della Sarchio e sono da paura perché fanno la pappetta, tipo l'oatmeal. E poi, se no, ci mischio insieme un po' di questi che sono quelli basic di natura, sì. Che però restano... Quattro tipi diversi di cereale, fiocchi d'avena. Sì, in genere, guarda, adesso perché non è che mi metto qua a fare casino, però in genere dentro al mixer, dentro al frullatore, però, io ci schiaffo pure mezza barretta di cioccolato fondente e le mandorle. Adesso ci metterò, invece di fare il mega mix, facciamo che ci metto delle mandorle... Però le taglio. Considera che il 70% delle mandorle vanno fuori. Cioè, è calcolata come è proprio così, sì, il 70% è proprio una cosa scientifica. Io sono stato bocciato due volte allo scientifico. Però su queste stronzate non mi batti. Hai fatto lo scientifico? Io ho fatto tutte le scuole di Roma. Però poi che poi fumetti, ma noi abbiamo detto fumetti, fumettista. Le tue opere principali non le abbiamo ancora dette. Ma forse il personaggio più conosciuto è a Panda Piace. Che è un panda, che è quello che sta appeso là sopra, che è un panda a cui piacciono delle cose, abbastanza semplici. Negli anni si è evoluto in realtà, all'inizio erano delle vignette semplici, in bianco e nero, che io postavo su Blogspot, tu ne eri nato quando c'era Blogspot. E poi dopo, e su MySpace, prima di... c'erano gli artisti e rapper. C'era un sacco di gente, c'erano gli Arctic Monkeys se sono fatti su MySpace, calcola. E poi fatto questo, io mischio in questo modo. Tu giochi a Marvel Snap? Porca vacca.
È bellissimo che tu me l'abbia detto, perché ci abbiamo, sono arrivato a livello platino 50 ieri. Vabbè, e ho dovuto combattere. Ma io di questa stagione sono 34-35. Però di collection a che livello sei te? No, 220. Io so 7-80. Cioè sto più avanti. 4 delle carte. Io sto a 7-80 de collection. Hai capito? No, e praticamente c'è presente che ci sta quello stage che praticamente c'è il 25% di possibilità che le carte distruggono. Io quando faccio così ho il 25% di possibilità che questa cosa si apra e finisca per tutta la cucina. Il fatto che tu l'abbia collegato a Marvel Snap come primo collegamento mentale fa è quello che io faccio, è quello che faccio nella vita. Esattamente. È quello che faccio nella vita. Ecco, e questo qui praticamente io poi lo metto nella tazza, ci aggiungo. Beh, questo lo sacco, cioè proprio è tanto, ma io tempo 2-3 giorni e quello me lo so fatto, perché comunque io me ne mangio tanti la mattina. Quello è 2-3 giorni? Sì, perché la giorni stava così sul ciotolone. No, 2 giorni. No, sì, mazza, perché cazzo? Dicevo, mamma mia, no. La ho capito, 70% del tempo al cesso stavo poi. Come si chiama la schiscetta? Poi ci metto lo sciroppo d'acero sopra. Il chinotto neri? No, ci metto il latte di miglio. Perché sai, come quelli che sediano un hamburger grosso così e poi però sono la Coca Zero. Parliamo di chiaro, io nell'ultimo anno e mezzo ho modificato molto il mio stile di vita. E il mio medico mi ha proprio detto, se tu continui così, fai la fine del sorcio. Del sorcio. Ma stile di vita nel senso che il fumettista lavora lì e vincere le file. Sì. Sì, cioè nel senso che praticamente tutto il tempo. No, io non bevo nemmeno caffè e caffeina, non io prendo niente. Amica fumettista, ma mangi solo a Monster e Red Bull, ma nel senso proprio passeggiando non è una per cosa, strada. Non è una cosa bella. Glielo diciamo, però il problema è che glielo diciamo, ci accorgiamo anche che o mantiene un ritmo, soprattutto non ti devi affermare, di ammazzata così, terribile, oppure... E io infatti il discorso è questo, è che comunque quando ho iniziato, io avevo 21 anni come disegnatore, lo sceneggiatore era Lorenzo Bartoli, uno sceneggiatore che adesso non c'è più, e io avevo dei ritmi di 30-40 pagine disegnate al mese, non solo, più i buchi. A volte mi chiamava e mi diceva, guarda, il numero esce, se chiude la rivista, perché io disegnavo per Scorpio e lancio storie, sono delle riviste storiche che escono in edicola ancora oggi, e lui mi diceva, guarda, c'è sta sto buco da tappà, c'hai 5 giorni per fare 10 tavole, ce la fai? E io sì. Sì, sì. E io oltre a quelle che facevo per mese aggiungevo pure sta roba qui. E io ho ottenuto poi un ritmo forte dopo questa roba qui, perché poi anche quando ho iniziato a scrivere roba mia, Metamorphosis, che fu la prima graphic novel che ho fatto, che adesso è riuscita tra l'altro per Bao a colori, e io quella roba so 300 pagine e la chiusi in meno di un anno e mezzo. Scritta e disegnata. Falla vedere. Sì, la faccio vedere. Andiamola a vedere. Ma intanto però facciamo colazione pure. Oh. Ah, famo colazione. Misto di cereali, fiocchi, qualcosa di cioccolato. E sopra il Ritter Sport tagliato con le forbici. Assolutamente sì, forbici che utilizzo per tutto, tra l'altro, pure per tagliare le unghie del cane. Grazie. È una ricetta stellata. Sì, non ti preoccupa, tu magna. È bello perché sopra il tavolo ci stanno mandorle, pezzi di cioccolato, tutto fuori. Ho comunque un figlio di 2 anni e mezzo, e te la colpa a lui però. È chiaro, è lui. Sciroppo d'acero. Molte verrà proprio bello dolce così, Latte di miglio. Però lo sai che è quasi attraente. Gira. Oh, giriamo pure. Ma guarda, ti posso dire una cosa? Quello che ti ho detto che mi diceva mia nonna, io non mangio, io mi nutro. Cioè, a me non mi frega niente che la roba sia brutta, l'importante è che dentro ci sia quello che ne serve per vivere. Oh, sarà un biasma, questa cosa mi sa di sano. Magna. Ma magna, devi mangiare, non è? Basta parlare. Se vuoi ci posso aggiungere pure dei semi di chia. No, dei semi di lino. Mi sto proprio... C'ho due bagni. Me lo posso permettere, c'ho due bagni. Vai, mi siedo sulla cosa del mio figlio. Ma lo stai facendo davvero? Vai. Sei proprio un artista. Te. Vai. Il profumo sa di guarda quando non ho cotto bene qualcosa in guarda forno. Che buono. È un mix dei sapori che però funziona. Alla consistenza del cibo però britannico. Mi sa che tanto sciroppo d'acero, perché ci ha fatto mettere 16 sciroppi d'acero, porca però miseria. Mi sa di sano, cioè quel sapore... Cioè poi aggiungo un po' di questo, No, non la crema, grazie. No, però un po' di che... E soprattutto è calore, cioè nel senso sento che mi dà energia. Non puoi dire che non è buono, non lo puoi dire, ci ha messo tanto sciroppo d'acero. Tanto e poi c'è il reso gusto in cioccolato. E comunque il latte di miglio è neutro. Acqua ricca. È acqua ricca, bravo. Lo puoi mettere ovunque, è tipo il nero. Finita, messa a lavare. Ti posso dire, io non avevo fatto colazione stamattina, ora per 3 giorni sto a posto. È tipo il pane elfico. Però io in genere dopo questa ci schiaffo una tisanina di mattina.
Questa tisana che prendo io, ma è molto buona, mi piace. Ci sta una cosa che si chiama frangola, non mi chiede che è. Pensavo fosse un errore di stampa, era fragola. No, non so cosa sia la fragola. Non ho idea. Però prima si chiamava tisana regolarità, c'aveva questo nome neutro. Adesso gli hanno cambiato nome, è la stessa marca, la stessa cosa, si chiama Laxattiva. Questa cosa mi fa tanto ridere. A me fa mega ridere, lo sai perché? Perché io prima andavo nei negozi e facevo, ce l'avete la tisana regolarità? Boh, sì, vediamo, regolarità, ecco qua. Vado lì, che c'è la tisana Laxattiva? La natura sì, da, a testaccio. A Laxattiva, devi cagare, oh, quante ne vuoi? Sto ragazzo deve cagare, capito? Quindi diciamo che ecco, la prendo adesso, so dove la prendo da solo, la metto dentro. Il giorno dopo è tornato al cagone. Oh, è buona, è buona, ci metto un po' di limone così contrasto con l'effetto, ah, riempio di limone, così hai visto mai. Un lavoro sedentario come quello del fumettista ha bisogno di regolarità e di nutrienti la mattina, deve essere carico, anche un po' zuccheroso. Sì, io ti dico la verità, che vuoi, vuoi la tazza di Totoro? Va bene. La tazza di Totoro. Io lo chiamo Totoro perché sono sempre italiano, però... Va bene, sì. Io lo chiamo Totoro perché ogni volta che andavo, cioè sono andato in Giappone e dicevo, oh Totoro, Totoro! Però ecco la nostra tisana. Tisana alla frangola. Tocca capire che cos'è sta frangola. Ci vuoi un po' di limone? Ma che scherzi? Ci vuoi un po' di miele? Ma assolutamente sì. Ci vuoi un po' dei ceci neri? Ma... sono la morte loro. Pure tua, mi sa. Arrestato terrorista con bustine di frangola. Esatto. Si è fatto esplodere. Oh, oddio no, dobbiamo lavare tutto, scusate. Prendi il coso per la bustina, vieni, mettila qua dentro. Oh, grazie. Prego. Mi sento proprio in un bed and breakfast. Il proprietario è un po' invasivo. Bevi. Raga, da dove vieni tu, ragazzo? Lo sai che mio figlio c'ha l'età? Lo sai che mio figlio è uguale? Oh, ma tasso mia proprio, eh? È scomparso quando era piccolo. L'ha preso un fuoco. Esatto, ci assomigliamo un po' io e te, ragazzo. Assaporiamo la frangola. Frangola. Oh, guarda, è uscito il sole in the meantime. Vedi? Io non ho detto in the meantime, ho detto in the meantime. È la pronuncia corretta. Perché se no la maledizione. La maledizione a Wanagana ti colpisce, cioè te lascio qui. Poi vedi, c'è la tazza di Totoro. Mio figlio è Totoro. Io sono Cacancro. Tu di che sei segno se sei? Flavia tempo fa è partita, è andata fuori per lavoro. E siamo rimasti io e lui. E la sera a un certo punto mio figlio mi viene e mi fa... Sono state le 5 del pomeriggio. Fa, papà, c'ho fame. Gli ho fatto, ok, che vuoi da mangiare? Allora l'ho portato di qua. Gli ho fatto, che vuoi? Una banana? No. Vuoi una mela? No. Vuoi popcorn? No. Allora poi ho cominciato e ho fatto, vuoi i garulli? No. Vuoi i cimbaletti? C'ho i cimbaletti, li ho appena fatti, li vuoi? E lui, no papà, no. Poi praticamente dopo un quarto d'ora che andavo avanti così, lui mi si è avvicinato, mi si è aggrappato, fa, papà sei troppo silly per me, basta, no, se n'è andato. Perché lui si sì, esatto. Sì. Buona la frangola comunque, tanto già che... Non è male, vero? No. È buona. Questa dopo cena o dopo pranzo, dopo colazione, poi dopo... Il bagno è tuo, avevo preparato il giornale. Belli frangolati, cosa si fa? Si accarezza Zelda e poi si comincia a lavorare. Sì, non te stavo a guardare il culo, volevo vedere che c'avevi una cosa che ti usciva qua dalla cosa, ma è la luce del microfono, pensavo avessi il sedere luminoso. Fa parte anche questo del lavoro? Beh, se sto da solo no, perché se sto a guardare il culo di qualcuno che non c'è, sono matto. Però... Scopriamo dove lavora Kason, preparandoci poi alla mattinata e il pranzo. Ok. Andiamo. Eccoci qua. Prima il padrone di casa. Poi ti facciamo l'invadenza in uno spazio. Ciao. Ciao Fia. Questo è il posto nel quale effettivamente creo alcune delle mie cose. Non so dove mettermi, che in genere io mi siedo e faccio le cose. Quello è il primissimo fumetto degli X-Men che mi comprò mio padre. Era il 1992, quindi avevo 9 anni. Qui è dove disegno e basta. Cioè qui disegno e basta. Qui è dove scrivo e faccio le altre cose. In realtà però le idee mi escono sempre, altrove. Cioè qui a volte ho delle idee, ma fuori di più. Quindi qui è comunque tutto il comparto tecnico. Quello che magari ti è venuto in mente fuori. Esatto. Qui invece è dove videogioco. Videogioco privato. Poi queste sono un po' di cose che stanno alle pareti. Quello lì è un originale di Andrea Serio, un amico, è uno dei miei artisti italiani preferiti. Questo qui è un disegno originale di Riccardo Crosa, The Last of Us. Quello là è la copertina di No Guns Life, che in realtà dietro c'è la mia, ma non andavo ad appendere la mia, quindi ho preso quella, te l'avevo detto prima. E quella lì invece è la mappa originale della Terra di Mezzo. Questa è la strada che ha fatto, vedi, c'era proprio il famoso pennarello rosso di Elrond.
tu sei una generazione diversa. Io quella roba l'ho vista al cinema, io l'ho vissuta. Io vedo. L'hai visto al cinema? Davvero? Perché quest'anno faccio 30 anni. Tu quest'anno fai 30 anni. Io ne faccio 40 quest'anno, cioè abbiamo 10 anni esatti di differenza di te. Sono 10 anni di colazione che devo recuperare. Porca miseria. Ora ti porti via un po' dei cereali, esatto. Faccio una busta. È un testo originale del Metamorphosis che ho preso praticamente in un mercatino, non mi ricordo dove. Sicuramente è un pezzo di roba finta messa nel tè per farla sembrare vecchia, ma no. Hanno dato la fregatura. Se c'hai anche un minimo, che voglio la cultura pop, questa stanza si derresti. Ti facciamo la carrellata. Questo spazio qua e basta. E volevi dei Metamorphosis? Io tra l'altro ho trovato soltanto questa di Metamorphosis, che è la copia con la copertina variant di Zero Calcare. L'abbiamo cercato in tutta casa. Che tra l'altro mi sa che non c'è più. Non c'entra assolutamente niente, ma sotto c'era questo. L'ho trovato. Sì, sì. Quasi tutta casa. Tra l'altro si nascondeva proprio per palette. Era proprio allineatissimo. Questa no, è la copertina normale trovata. Questo qui fu il primissimo fumetto d'autore completo che feci, e adesso questa edizione è l'edizione nuova, completamente a colori, colorata da Elia Bisogno e Savu, che praticamente gli ridà una nuova vita, fondamentalmente. Però ecco, io, come dicevo prima, questa roba l'ho fatta tipo in un anno e mezzo, mi sono smazzato 300 tavole scritte e disegnate. E oltre a quello io lavoravo, guarda, facevo delle strisce di panda per Wired all'epoca, quindi era l'unica cosa che facevo oltre a questo. Però questa roba qui, col colore, ha assunto una nuova vita, perché questa è veramente roba di più di 10 anni fa, perché io questa roba l'ho fatta tra il 2010 e il 2012. È uscito a novembre 2012, questo qui, nelle edicole. Erano 3 volumi da edicola, ora è un libro intero, completamente a colori. Sì, è una roba un po' particolare, parla di cambiamento e della fatica che si fa a cambiare nella vita, che è poi una roba ciclica, quindi più ti aggrappi, no, al te stesso, alla te stessa del passato, perché non vuoi cambiare, e più la vita ti trascina in avanti sgraffiandoti la faccia sul selciato. E ovviamente urban fantasy, quindi comunque c'è sta roba in mezzo, ci stanno mostri giganti che invadono Roma. Ce lo puoi vedere il mostro gigante? Assolutamente sì. Questa roba qui, cioè c'è sta proprio i kaiju che invadono Roma, sì. E tra l'altro il titolo è Metamorfosi, è proprio un fumetto che muta esattamente come i suoi personaggi, quindi parte come una sorta di giallo thriller eccetera e poi diventa tutt'altro. Non ti faccio spoiler chiaramente, però quanto ti sei divertito a disegnare questa tavola? Mi sono divertito un sacco. Da romano mi sono divertito veramente un botto. E tra l'altro mi piace questo dualismo di questo colore molto particolare, è perché comunque la protagonista vive in due piani di realtà differenti, quella del sogno e quella dell'immaginazione. Mo se vai avanti sono tutti spoiler, quindi non torno indietro. Okay. E questa invece è l'edizione con la variante di Zero, e riprende la copertina del primo numero che uscì nel 2012, e tra l'altro noi, io e Zero, facemmo la nostra primissima presentazione insieme nel 2012, infatti questa si chiama 10 Year Friendship Achievement Edition, cioè proprio l'edizione dei 10 anni di amicizia con Zero. Mi ha fatto questa cosa, pure questo l'ha disegnato lui, ed era in esclusiva per Lucca Comics del 2022. Delle storie che si rincontrano. Fatta colazione, viste le opere, visto lo studio, si inizia a lavorare. Mentre aspettiamo che Keaton si prepara, ma c'è una passione per i fari. Io sono un appassionato dei calendari di fari. Cioè io ho solo calendari di fari, nel senso che io guardo le foto dei calendari e so come andrà il mese in base a quello che vedo. Questa per cui io in genere però, esatto, questa è proprio follia pura. Io in genere compro i fari, vedi, per novembre è il mese agitatello. Novembre 2023 tocca prepararsi, perché sta Lucca è un po' pesante, te lo dico. Sarà tolto. Guarda dicembre, ti è. Se famo un Natale di Cristo, però, guarda che roba. Io ho scritto e disegnato questo nuovo libro in pochissimo tempo, perché mi è proprio uscito dalla capoccia. Aspetta, così. Questa è un'anteprima, questa cosa. Esatto. E praticamente che succede? Che questi sono i miei layout. Cioè io praticamente in un foglio A4 io faccio 16 pagine di layout, molto piccole. In questo modo il mio cervello si immagina già che cosa trova davanti quando gira pagina, e quindi io so
quello che sto facendo fondamentalmente. In questo libro, per esempio, ci sono delle strisce di appandapiace in mezzo. Questo era un quadro di mio nonno, ci schiaffo dentro, proprio qui c'è stata una storia di Zero Calcare che mi ha fatto, e qui nelle pagine prima ci saranno delle tavole che poi dovrà disegnare Zero Calcare. È fatto proprio in questo modo qui. Allora c'ho un ragazzo che mi sta dando una mano, che si chiama Stefano, che praticamente mi prende questi piccoli cosettini e me li apre nella pagina grande, e che sono poi quelle su cui andrò a inchiostrare. Quindi vedi, queste per esempio le ho già inchiostrate, sono già fatte. E poi queste cose andranno a una persona che mi dà una mano e mi mette la base dei colori, in modo che poi io coloro come se te, cioè nel senso faccio proprio i colori, sostituisco dei colori se magari non mi vanno bene o roba simile. E adesso devo passare queste tavole da qui a lì. Eccolo. Ta-da! Allora io utilizzo questo. Cos'è? Allora questo qui è... Ti posso dire che sei felice dei tuoi attrezzi? Io sono felicissimo dei miei attrezzi. Sono orgoglioso. Non solo, io sono un compulsivo. E quindi tu immagina che questo qui è l'iPad che io utilizzo a casa, o comunque in generale quando sto in delle situazioni un po' più, perché è quello un po' più grande, eccetera, eccetera. Poi questo qui invece è l'iPad da viaggio, praticamente, a cui ho attaccato anche questa per non perdermi la pennina. E quello è il bit per l'iPad da viaggio. Quindi questo è... dire cos'è il bit. Ma adesso te lo dico. Questa società ha fatto questi mini cosi che sono in realtà per la Switch o per giocare, eccetera. Soltanto che questi cosettini hanno una funzione keyboard interna. Però una funzione keyboard inutile. Perché? Perché questo qui è la R, tipo. Questa qui è la G. Questa è la F. Puoi, cioè, sono bravo, puoi scrivere soltanto determinate cose. Allora io che ho fatto? Ho praticamente riorganizzato tutte le shortcut di questo programma per allinearle con questo. Quindi io so che quando spingo questo mi seleziona la penna, quando spingo questo mi seleziona la gomma. Vedi, cambia. Ma perché altrimenti come dovresti fare per selezionare? Così, con le mani. Nel senso sì. Certo, pari, c'ho il controller. Certo, esatto. È quello il discorso. È tutta una cosa di tara mentale. Questo qui è il mio guantino che utilizzo. Però siamo veramente oltre. Perché così lo pulisco. No, ma per il palm rejection in realtà. Io faccio così e dico, no, ho sbagliato. Prendiamo la gomma. E cancello, ecco qua. Quanti anni ci hai messo a scoprire che avevi bisogno di questa attrezzistica per vivere bene? Ma sai, Lorenzo, il discorso è questo, è che comunque nel momento in cui fai questo lavoro a certi livelli, tu ti rendi conto che hai bisogno del tuo comfort per stare comunque in pace con te stesso, capisci, con l'arte che tu crei. Dunque, lo so, posso sembrare un coglione con questo in mano, senza videogiocare o senza fare altro che fare delle linee a caso su dei fogli, capisci? Però è una cosa che a me mi fa stare bene, ok? Mette la mia ansia all'interno di delle scatole che conosco, che posso aprire quando ho bisogno, capisci? Prendere la propria ansia e metterla a servizio delle cose che fai è comunque una cosa positiva, no? Non pensi? Sei l'unico che lo fa o anche gli altri disegnatori hanno i loro... No, no, cosi. Anche altri disegnatori hanno loro cose. Anzi, ti dico io questo, anzi, questo fa molto ridere. L'ho consigliato a Sio e Sio ne ha comprato uno più grosso. Quindi lui... gomma! In realtà c'è bisogno. Perché lo fai così tante volte durante la giornata che ti salva la vita, poi. Sì, più che altro perché tengo attivo anche quest'altro braccio, anche perché c'è da dire che io utilizzo anche un'altra cosa che è il pomodoro timer. Io faccio 25 minuti lavoro. Praticamente faccio questa roba qui e poi quando mi suona mi alzo, faccio esercizi, faccio stretching, che sennò appunto l'osteopata mi ha detto che muoio. È un lavoro sedentario che devi stare sì, attento a tutto. Sì, assolutamente sì. Più che altro è un lavoro non solo sedentario, ma che fai veramente, cioè lo fai in tensione, lo fai, devi stare attento a ogni singola linea. A me mi si svacca anche la respirazione, capito, mentre disegno. Cioè io mi devo ricordare come si respira. Ci sta anche il modellino per le pose. Yes, a volte lo utilizzo, è una cosa utilissima perché ci stanno diversi modi in cui effettivamente tu puoi fare le cose a memoria oppure prendendo magari delle reference. Quella a me, io mi trovo molto bene con quella reference perché non mi sembra debarà. Perché comunque mi sistemo il personaggio come voglio, me lo metto come mi pare, eccetera. La uso raramente, però quando la uso mi rendo conto che serve davvero. Il panda è comunque il mio avatar, volente o nolente,
E come animale, per quanto mi riguarda, rappresenta molto l'equilibrio, visto che comunque, come dicevo prima, anche in Metamorfosi, oppure in generale, ma nelle varie opere che faccio, l'equilibrio è sempre importante, così come lo è nella mia vita, la ricerca dell'equilibrio, che è una cosa mega difficile. Allora un po' lui simboleggia un po' sta ricerca dell'equilibrio. Stiamo parlando di un animale che comunque mangia quello che non dovrebbe mangiare, no? Senza le cose dei bambù e tutto il resto, eccetera. Non gli frega, è un orso a tutti gli effetti, però non gli frega un cazzo di fare il buffo, di fare il buffone, di rotolasse, di cosa, capito? Quindi pure se in realtà è un orso a tutti gli effetti, però appare come un pacioccone, come un coso, capito? È enigmatico, cioè per questo la gente o lo ama o lo odia. Perché non ti senti un panda, capito? In alcuni versi sì, perché comunque io sono una persona estremamente introversa, no? Cioè in generale, nella vita, questo è il lavoro che faccio dentro a sto studio, da solo, però quando esco, quando vado alle fiere, quando incontro le persone, quando faccio sta roba con te, comunque mi devo mettere una maschera, cioè c'ho un io estroverso, non è una maschera, perché comunque ce l'ho comunque quel tipo di personalità, alla lunga mi stanca. Cioè, nel senso, a me i 5 giorni di Lucca mi sfondano. Le strisce che io scrivo di A Panda Piace sono molto intimiste, magari prendono da un lato di me che è molto dentro di me, e nel quale io magari fatico anche un po' a infilarmi, a starci, eccetera, ma fa parte della mia vita e centro in profondità. E quando invece sto fuori alle fiere, eccetera, io tengo un io che è molto estroverso, in cui fatico a star là dentro pure, capito? Quando ne parlo di equilibrio è questo. È che io fatico tanto a guardarmi dentro per tirar fuori le cose più intime, quanto a essere così cazzone quando stiamo così, capito? Per questo è fatto della maschera anche quando... Mi rappresento con la testa di panda, quello lì è proprio il casco funge proprio da amplificatore per il mio io estroverso. Infatti ci sta un pezzo di questo libro in cui io mi rappresento e non mi rappresento, non c'ho manco gli occhi, ho solo la bocca, un po' di barba e i capelli, proprio perché... Nel senso, non me posso far vedere in faccia, capito? Perché non, è inutile, cioè è una roba diversa rispetto a quella delle cose, una roba che magari vede mio figlio, una roba che ho quando sto qua. Scoperte così tante cose in Payson, adesso bisogna andare a fare la spesa, che prima cucina, non mangia. Andiamo. Andiamo a un mercatello, perché Payson è da mercatelli. Mercatello. Sono quattro. Forse ci porta pure a un forno, eh. Quattro stand, come lo chiami? Mercatello? Un mercato, un piccolo, piccolo mercato. E siamo arrivati al mercatello di San Sabba, che già dall'esterno è divertente, guarda Anna Barbera. Oggi c'è Fiamma a fare il videomaker, non te l'ho detto. Luca e Fra, stiamo organizzando tutta la squadra di videomaker, lascia fare. Clementine, kiwi, il resto l'ho preso perché l'ho prenotato già ieri, le zucchine le ho prese. Che mi serve qualcos'altro? No. Ah, mi servono quattro uova. Quattro frangole. Le frangole. Un'oliva. Vai, devi scegliere un'oliva. Ma questa è per Zelda. Vai, è per te. Senti quanto so buono. Assaggia st'olive. Sono buone idee. Da me. Devo vedere gli affettati e formaggi. Ci sono, però guarda come li supera bellamente. Mo Cason ci ha promesso che andiamo da Simone a vedere se ha fatto le pizza chips. Zelda, vieni qui da me. Un fumettista lavora tanto. È anche vero che quella signora è maleducata e che c'è bisogno di uno sfizio ogni tanto, di un premio. E come si premia? Pizzeria Angeli e Demoni. Diavoli. Quando entra, Cason lo riconoscono. Ci hanno detto che queste le fanno al 50% per lui, perché è un ghiotto maledetto. Si chiamano pizza chips. Esatto. È semplice pizza rossa, non fritta ma al forno, condita con molto olio e fatta cuocere bene. Intanto qua abbiamo tutta pizza bassa romana, ma tanti gusti. Io non conoscevo questa pizzeria, perché? Io te l'ho detto, ma io te l'avevo già detto che tu se vieni qua devi venire qui, perché questa è l'unica pizzeria dove si mangia davvero la pizza buona insieme a Celori de Torvaiani. 23 euro al chilo. Ma sono patatine. Sono buone. Queste belle bruciate. Perché più è bruciata più c'è gusto. Via questa. Ma la vuoi? Oh, senti. Te fa. A me dispiace che sono più entusiasta di queste rispetto siamo dell'ava. Al tazzone dei cereali. Però c'è un cucchiaino di olio intero su ognuna. Vabbè, lo sai che c'è? Che io non sgaro spesso, perché poi alla fine quando sgari c'è il doppio del sapore, sei il triplo più contento, no? Capito qual è il discorso? Dici l'attesa?
Sì. Guarda, io sgarro tutti i giorni e sto comunque felice. Lo so. Però... Ma infatti il problema mio qual è? È che io in realtà non mi so regolare. Il motivo per cui adesso sto sotto fisioterapia, sotto osteopatia, perché il lavoro per me era un'altra droga, un'altra cosa. E quindi io lavoravo, non è che lavoravo perché mi divertivo, perché mi gozavo, eccetera. A un certo punto era diventata una cosa che io devo fare sempre di più, devo pubblicare di più, devo fare di più, perché era quello, era il mio modo. E quindi adesso ho un attimo... Un attimo, no, perché io ho dovuto smettere col glutine? Perché di sta roba mi sfonnavo, io me ne mangiavo un sacco tutti giù. Sì, è quello il discorso. Cioè, c'è stato un periodo dell'anno scorso, 2 anni fa, che io da Simone stavo lì tutti i giorni, o qua al forno di San Sabba, tutti i giorni, a sfonnarmi proprio. Solo che a un certo punto già c'ho sto problema diagnosticato. A un certo punto dico o schiatto oppure devo un attimo tirare i remi in barca. Un lavoro tanto introspettivo, cioè artista in generale, fumettista in particolare, ma un lavoro introspettivo. Ti metti davanti a tante problematiche mentali, tanti pensieri, tante domande su di te. Sì, parecchie. Il problema è questo, cioè il discorso qual è? Aspetta, mi sono perso il cane, ecco. Io vivo costantemente dentro la mia capoccia, perché comunque la mia capoccia mi racconta un botto di storie che io poi posso fare, no? Come fumetti, come cose, mi danno da vivere, cioè la mia testa poi mi dà da vivere. Il problema qual è? È che poi alla fine col tempo, se non c'hai quell'equilibrio di cui parlavamo prima, la testa ti dice una marea di stupidaggini. Il problema è quello. De base la maggior parte dei pensieri stupidi e invasivi che c'hai durante il giorno sono inutili, no? Non servono assolutamente a niente. Solo che poi nel momento in cui invece con la testa te ce lavori, ci stai sempre dentro, eccetera, la inizi a sentire, sta roba può portare a delle cose spiacevoli, ecco. Quindi questo era il senso dell'equilibrio e di tutto il resto. Senti che col tempo ti decentri da te stesso. Sì, esatto. Cioè, nel senso, è difficile rimanere... È per questo che poi dopo devi fare il triplo dello sforzo per ritornare nel mondo reale e stare nel mondo reale, ma lo devi fare, perché sennò poi impazzisci. Torniamo a casa, perché va cucinato il pranzo. Esatto. Mentre torniamo, ma da quello che traspare fino a mo', Kayson c'ha quasi la paura di diventare un mostro da un momento all'altro. Non so se l'hai notato, ma... Tenta in tutti i modi di mettere a freno il proprio ego. Perché? Perché è una cosa abbastanza naturale, non lo so, forse ma parte dal presupposto che il mondo del fumetto in generale, ma è un mondo molto piccolo, no? Dove magari chi fa, soprattutto chi è autore completo, quindi scrive come me le proprie cose, non lo so, è portato comunque a... ad averci la mania del controllo su tutto, no? Dal momento, dall'idea fino alla carta stampata. E questa roba chiaramente nel momento in cui esci la vuoi applicare, volente o nolente, pure nel mondo reale, no? E questa roba è una roba di ego, perché tu è chiaro che non puoi applicare il tuo controllo sul mondo reale, e quindi la devi tenere a freno in maniera molto forte. Era quello che dicevamo prima. Se poi a un certo punto entri in questo loop, in questa cosa qui, campi male. Cioè, quindi è semplicemente questo il discorso. Imparare a perdere il controllo. Perché se ne ha bravo, troppo. Bravo, imparare a lasciare andare un sacco di roba. E questa roba non è una cosa facilissima, non è una cosa che si impara o che ti insegnano dall'oggi al domani. Quindi non è un ego di mi sento sto, ma è un ego di ho il controllo del mondo intorno a me. Quello, è proprio una cosa per tenere a bada l'ansia, non è una cosa di ego, non è una cosa, cioè, nel senso, non... Capito quello che intendo? Sì, sì, è okay. L'ansia mascherata da ego. Sembra che ti stai credendo chissà chi, ma se in realtà stai solo disperatamente cercando di mantenere il mondo fermo intorno a te come lo vedi. Bravissimissimo, esatto, esatto. Più che come lo vedo io, come mi fa stare tranquillo, capito? Cioè, come posso stare bene. Come posso stare, esatto, esatto. Ma è il motivo per cui, che ne so, quando viaggio per lavoro, io mi devo portare l'iPad, mi devo portare la Switch, mi devo portare quello, quell'altro, perché mi devo portare fuori una parte della mia comfort zone. Capito? Perché c'è il rischio che se no mi prende l'horror vacui, o che ne so io, che è una cosa che poi tra l'altro non succede mai, anzi, dovrei staccarmi un po' da sta roba, rilassarmi, fammela un po' più tranquilla, invece. Andiamo a casa, cuciniamo. Siamo in cucina e Kayson ha già cominciato a tirare fuori roba buona, ci sono addirittura le puntarelle. Puntarelle. E poi ci sono i ceci neri, perché l'ho fatti ieri e me ne erano avanzati, e quindi ho detto rifilamoglieli. Ci sta dagli scarti, praticamente. Sì, gli avanzi. Stavo pensando anche di fare una sorta di piccole frittatine con dentro un po' di... Sempre avanzi, però, tipo broccoli, cose, va bene? Detto Kayson poco, non l'avrei mai indovinato. Guarda, ti dico di più, in realtà. Col fatto che i miei genitori lavoravano sempre, e io, ad esempio, già guardo alle medie, quindi 11 anni, stavo a casa da solo, io ho imparato da ragazzino a cucinare.
per esigenza, perché a parte ogni tanto mia madre che c'aveva il tempo di lasciarmi qualche cosa di pronto, per il resto dovevo cucinarmi sempre io, quindi ho iniziato a fare gli esperimenti. A 11 anni i miei esperimenti consistevano nell'aggiungere ketchup laddove vedevo che la pasta del sugo era troppo poca. Questo è un esperimento. Questo è un esperimento, poi dopo sono migliorato, sono andato un pochino più avanti in realtà. Siamo un 3. Sì, ma noi mangiamo tanto. Lo so, appunto, per questo sto dicendo. Cioè, non è che mo' 15 ci invidi tanto, e poi la frittatina. No, ma infatti per questo sto dicendo. Adesso io faccio questa, poi c'è l'insalatina, e poi dopo ci sono pure le pizzette. Non ti preoccupare, te lo do da mangiare. Un ospite pensa agli ospiti. Sì. Madonna, però mi stai mettendo ansia. Piatto di pasta così ci deve fare. Passiamo il sale a Cason, che ha chiesto il sale rosa dell'Himalaya. Yes. O Himalaya. Himalaya è Final Fantasy o Final Fantasy? No, Final Fantasy. Se sei... Final Fantasy. Se sei corretto. Sì, però viene dal Giappone, quindi sarà sicuramente... Basta. Quindi sarà sicuramente un'altra... Final Fantasy. Come è Sakaguchi, oh. Uguale. Final Fantasy. Scusate. Laddove mancano le proteine della carne? Subentrano le stronzate. Così che sono stato cresciuto ed è così che morirò. Mio padre è un cazzone panato e suo padre era un cazzone panato prima di lui. E famiglia. Io ho ereditato. A livello di immaginario, ti è cresciuto più, perché vedo tanti riferimenti, ma più l'America o più il mondo nipponico? Bella domanda. È un mix tra le due cose, perché mio padre leggeva quasi tutti americani, ma il mio primo fumetto che mio padre mi ha detto adesso ti porto in edicola e scegli il tuo primo fumetto fu Kenshiro, quindi è un manga. E poi da lì ho continuato con i manga. Vivo un po' questo dualismo, no? Una doppia anima. Una doppia anima. Che è la stessa che ti fa mangiare la mattina tutti i cereali, l'orzo, l'avena, il miglio e poi a pranzo le pizzette. Intanto che io sono aggiunto la farina di grano saraceno al frittatone. Perché fa... Visto che lo metto in quelle padelline lì che fanno tipo frittatelline, così fanno un po' tipo fritta, capito, no? Frittatelline. Non so come dire. Non lo so, non l'ho mai fatta, la prima volta. Poi fate che parte ci posso mettere qua dentro? Riso fate parte, fate parte del mio esperimento. Pollo, ma è una roba che non c'hai idea. È bellissimo. È una di quelle cose scoperte a cazzo di cane. Che sono queste scoperte a caso? È vero. Accompagnano per tutta la vita, quindi sembra tutto quanto hashtag AD. Qualsiasi cosa, perché c'ha ogni prodotto per farlo. Scusa, non hai visto la vignetta di Zero Calcare sul coso? Andiamo a vedere. Vai a vedere quella di Zero Calcare. Che io ho una particolare amicizia nei confronti delle pere. Ti chiamano più Giacomo o più Cason? Giacomo. Jack, in realtà Jack. Non è Jack. Jack, perché... Non ti chiamerò Jack. Perché in genere è... Pure quando mi firmo nelle mail, nelle cose, è G-I-A-C-K, quindi mi chiamano Jack. Sì, Cason, in realtà mi ci chiami solo te. Posso continuare? Perché sennò faccio che Giacomo. Puoi fare quello che ti pare. Giacomo va bene uguale, eh. Io, il mio nome non è solo Giacomo, ho il doppio nome. Io sono Superman. No, quello solo il sabato. Tra l'altro è un supereroe che proprio non mi piace, non mi piace manco da ragazzino. Qual è il nome segreto di Giacomo Cason Bevilacqua? Se lo dico, dovrei ucciderti. Non lo posso dire. È un proprio un segreto. È proprio, sì, non lo sanno in tanti, sono pochissime persone che sanno qual è il mio vero nome. Cioè quello anagrafico, in realtà. Sono poche persone. E sono tutte morte. Chissà che cazzo esce fuori adesso. Lo sai che so proprio una cosetta, c'hanno una faccia bella interessante. Ti dico solo questa cosa che fa parte diciamo di come interpreto io la creatività in generale. Una cosa di cui non mi sono mai abituato da quando faccio quello che faccio è il fatto che le cose che creo, cioè i libri, no? Come oggetti fisici, prima non c'erano e adesso ci stanno nel mondo, occupano uno spazio fisico. Questa roba per me ad oggi è ancora magia nera, cioè è una roba che viene al 100% dalla mia testa, cioè che non esisteva, e poi ne hanno fatte, ci sono delle cose che tu puoi tirare, capito? Puoi usare come fermaporta, puoi sfogliare, puoi fare tutta una serie di cose con quella roba lì che prima non c'era. Questa roba per me è magia nera. E la cucina in generale si avvicina un po' a questa cosa, perché prima ci stanno tutti questi ingredienti, queste cose eccetera, che erano delle robe e poi le unisci insieme e ti danno qualcosa di completamente nuovo che non esisteva prima. Per questo a me piace fare le cose in cucina a cazzo de cane,
Perché non c'era prima sta roba, capito? È un discorso, cioè il fatto di strapparsi qualcosa da dentro e renderla materiale. Sono stato gli ultimi 10, 12, 13 anni completamente chiuso all'interno della mia testa. Quando io sono uscito c'è stato insieme il Covid, mi fio, ed è praticamente sono ritornato nella realtà. È stato praticamente come se qualcuno mi avesse trascinato fuori da una caverna e mi avesse buttato davanti a un treno legato. Aaaaaah! Io che urlavo così con sto Shinkansen che ogni tanto mi faceva vedere le foto di mio figlio. E quindi questo è stato, esatto, questo è stato, i miei ultimi 2 anni sono stati così. E quindi adesso sono ritornato ad averci un mio un po' più dei. Anche questa cosa della mia spalla che fa dei rumori in consulti. Praticamente a me mi hanno proprio detto che io sono stato sotto talmente tanto stress che io non sentivo nemmeno il dolore dei miei muscoli che morivano. Tipo, avevo proprio scollegato completamente. Ma io mi sono fatto 750 pagine di Attica, la serie che ho fatto per Bonelli, in 2 anni e mezzo, praticamente scritte e disegnate. 750 pagine scritte e disegnate. Con Flavia in questi 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, siamo andati ovunque. Flavia mi ha portato un mese in Australia, abbiamo fatto tutta la Great Ocean Road, eccetera. E Fiammetta prima mi chiedeva, ma tu quando vai in vacanza poi stacchi il cervello? Io non riuscivo, adesso negli ultimi tempi ho iniziato, ma io lì alla Great Ocean Road a un certo punto, ma dovunque stavo, mi dovevo piazzare in uno Starbucks o una cosa a lavorare per un'ora, un'ora e mezza, perché c'avevo quelle chine da fare, quelle pagine da chiudere, quella consegna da fare. Questa roba qui mi ha accompagnato per tutta la vita, fondamentalmente. Il pensiero di sì, ok, questo è un bel tramonto, se stiamo a divertire è stupendo, però c'ho sta roba da fare, però c'ho questa cosa da finire, però c'ho questa cosa da... Ma passa questa cosa? Cioè devi arrivare a te personalmente a volerla far passare. Cioè devi proprio metterti lì e dire no, ok, non posso campare così, non posso campare così mentalmente. Io ho iniziato in maniera molto molto forte, che ero, c'avevo un paio d'anni in meno di te, quindi 28, 27, 28 anni. Insomma, ho iniziato proprio lì a spingere veramente tanto e adesso che ce n'ho quasi 40, a 39 ho realizzato, aspetta un secondo. Quando veramente ho alzato la testa erano passati 10 anni, 12 anni in cui le cose le avevo vissute davanti, dietro a un finestrino fondamentalmente. Cioè, la sensazione è quella, capito? Siamo seduti, Kason è in cucina col microfono. Quindi non so quello che sta per dire. Cosa meglio in cucina che al bagno, ve la posso dire. Cosa manca? Oh no, l'acqua di nuovo. E si chiama anche... Bevi l'acqua. Siamo qui a tavola con... Portate, oh, sane. Ma i ceci, mi hai detto, tenuti in bagno per... 2 giorni. Puntarelle con le acciughe. Pasta d'acciughe, non è che... Pasta d'acciughe, perché non ci possiamo aspettare tanto da Casey. Non è che voglio dire, Ma fino a una certa. Che se cucina, ma fino a una certa. E poi l'insalatona mista con mais. Ci abbiamo queste mandorlone intere. Pezzi di mela, quella. Humus di ceci anche. Humus di ceci. Perché avevamo iniziato sta cosa dei ceci, ho pensato che la potevamo continuare. Poi olio. Olio del frantoio del cognato? Del mio suocero. Del suocero. No, non è il frantoio, sono gli olivi. Ah, c'è proprio gli ulivi. Frantoio lì, no, però gli ulivi sì. Sentite, che vuoi? Coca, Sprite, chinotto. L'acqua. Al posto del pane abbiamo baule volante, le foglie di grano saraceno. Oppure le pizza chips, che comunque sono uno spettro, cioè sono tutti agli antipodi. Sei poliedrico, sei sempre così una cosa e l'altra, mille aspetti in te. Sembrano... Le ostie, perché l'ostia è l'ostia. O sfoglie di pelle di anziano. Sì, perché... però ci devi mettere qualcosa sopra. No, voglio assaggiare prima, vai in così. Sanno e niente, è il fuori del tronchi. È davvero il fuori del tronchi? Lo so. Sa di tovaglia. Lo so, allora... Passami perché il piatto. Sono rapito dalle foglie di grano saraceno. Sì, grazie. Lo so, mangiaci l'insalata con le foglie di grano saraceno. Cominciamo, innanzitutto le puntarelle, perché sono forti e voglio provarle subito. Vai, con la foglia di grano saraceno. Copriremo tutti i sapori di questo pranzo, non ci interessa. Io ci metto il limone. Sei creativo. Mi sento a mio agio in una maniera assurda qua a pranzo con te. Meno male. È uno dei pranzi peggiori di questo mese. Mazza, davvero? Che stronzo! No, però dai, le puntarelle così si fa, cioè nel senso così le mangi. Le puntarelle sono buonissime. Meno male. Davvero stupendo. Almeno una cosa su quante. Non hai ancora mangiato nemmeno le frittatine. La compagnia in realtà è bella. I ceci come so? Non lo so. Io nei miei fumetti non li leggo e le cose che cucino non le mangio. Oh, sono buoni? Ma questi proprio cucchiaiate. Meno male. E complimenti per le frittatine, perché so buonissime. Davvero?
Oh, ceci e frittatine, sob. Le puntarelle gli stanno. Ma ceci, complimenti. Grazie, meno male, questa cosa mi rende, mi rende molto felice. Però ti posso dire una cosa. Che cose del grano saraceno? Mamma mia, complimento loro proprio. Bisogna trovare uno scopo se sono state fatte. Le copertine dei libri. Leggo qui, della marca Baule Volante. Ma tu stai a fare proprio un ad per questo. Sì, loro se lo meritano. Che c'è scritto? Prova anche i cannoli e te ce l'hai. Certo, fa bene. E sono questi qua. Mm-hmm. Sono dei cannoli ripieni di... Non te lo chiedi. Comunque è sempre roba sana. No, comunque nocciolata, non so come dire. Fai vedere se è stato fortunato. Alcuni hanno molto più ripieno. Perché lo sai? Perché non mangiati tanto. Adesso ti porto la nocciolata. Grazie. Stai fermo qui, per favore. Sa di grano a morsi, grano secco a morsi. Stai fermo lì, per favore. A parte le minacce, ma non so perché effettivamente gli piaccia, però... Nocciolata senza latte, rigoni. Esatto. Asiago, ok. Perché... Te lo tengo per aiutarti. Sei gentilissimo. Prego. Grazie. E poi si spalma su questo strato di... Ti sono sicuro che se vado alle Grammerlen li trovo questi. Sì, però grandi. Compensato. Grossi. Certo, te devi portare la nocciolata rigoni grossa. Esatto. Il rullo della Grammerlen. Non serve una nocciolata grossa, serve una grossa nocciolata. Perché io il pane avrebbe saputo di pane. Ma perché devo rovinare la rigoni con questa cosa? Scusa, che già è tanto buona, non posso mangiarla con le dita. Scusami, il sapore della nocciolata copre completamente quello del compensato. Ma la consistenza è il problema. Ma perché? È la cosa del tronchi, è il wafferino. No, non è assolutamente, è l'idea. No. Ti stai cominciando a dimenticare i sapori della roba buona al mangiassano. Che so, Gollum. Un tempo. Abbiamo scordato il sapore del pane. È incredibile come la fatica che io ho nel masticare loro a Natale riesce a farmi dimenticare qualsiasi altra difficoltà esterna. A Natale ti regalo un coso del baule volante, un cestino di Natale. La cesta volante ti regalo. Al mulino della mamma. E poi sono tre prodotti. Esatto. I cannoli, i grissoni e le foglie. Il baule volante fa tante altre cose, non fa solo questo. Che lavoro deve fare il social media manager loro? Raga, questi come ci dipendiamo, se gli diamo un front. Meno male che c'è sta quel fumettista lì, come si chiama quel coglione? Là, Keflon. Garrison, il ballerino. Si è comprato 30 pacchi di foglie volanti. Pure questo mese mangiamo, raga. Che c'è da mangiare? Foglie volanti, che cazzo? Raga, una bella apocalisse, che resti li spingiamo in tutti i bunker. Papà, anche stasera dobbiamo mangiare le foglie di grano saraceno. Sì, papà, finché Garrison non ne compra altre, dobbiamo mangiarli noi. Come si chiama? Papà, l'azienda? Non mi sento le ossa. Ciao, amore mio, guarda che c'ho per te. Una foglia volante. Una foglia volante. Foglia volante Zelda. Sì, non queste però, quelle di un'altra marca. È un'altra marca. C'è anche un'altra marca, non solo. Prima di mangiare mettiamo a posto. Casey adesso deve riprendere a lavorare. Fammi compagnia, lo disturbiamo. Guardando Casey lavorare, stiamo imparando due cose. La prima è che parla da solo. La seconda è che è completamente assorto in quello che fa rapito. Che cosa rappresenta per te il fumetto? Io sto mettendo una linea attorno a un'idea che ci ho avuto e ho scritto e adesso la sto rappresentando. Questa è la parte tecnica, che è la parte che io considero un pochino più pallosa da un certo punto di vista. Perché questa roba in realtà l'avevo già pensata, l'avevo già fatta, ci ho fatto dei layout. Adesso questi layout li ho dovuti ingrandire, sono diventati una pagina che io devo inchiostrare per forza. Per esempio per il discorso che facevamo prima, io sto qui, ci penso, guardo sta cosa e dico... Ma che è una mano questa, ma guarda come ho disegnata, ma guarda che schifo, mo la cancello e la rifaccio, mo la cancello. Se invece sto a sentire altro, sto a fare altro, sto a guardare altro, io faccio la mano, mi viene automatico, perché il mio cervello poi alla fine inconsciamente lo sa come si fa una mano. Mentre Casey lavora, io gli porto avanti i salvataggi di Blockford. Sono una pippa, però con tanta passione. Mo però, fatta pure una certa, si va a cena. Vediamo dove ci porta Casey. Siamo fuori a cena, il fumettista forse voglioso di donarsi un attimo di gioia, si reca all'esterno, il mondo quello fuori dalle finestre. Ma a mangiare dove? Lì. No, qua, al Callarello.
e stiamo qua nel locale dove Keyson, dove il fumettista viene di solito a pranzo. Sì, è vero, vengo più spesso a pranzo che a cena qui, però ci vengo pure a cena. D'estate qui è tutto aperto, è fighissimo, stai proprio al centro della piazza e d'estate ci vengo spesso, si mangia bene. Quali sono le ricette che quando vieni qua prendi sempre? I calamari alla griglia. Mi piace proprio tanto, il calamare alla griglia. No, mi piace proprio il piattone di calamare alla griglia. Poi mi prendo in genere verdure grigliate, patate arrosto e se è stagione il carciofo alla giudia, che è proprio buono. Seguiamo il menù. No, e che tutti? No, e no, no, provate altre cose. Io vi faccio assaggiare le cose che prendo io. Mo' mi pare veramente una cosa. Prendiamo un po' di roba del fumettista. Cacio e pepe, sono arrivati i calamari, il carciofo. Dobbiamo aspettare le zucchine grigliate. Intanto, livello cacio e pepe, che ci dici? L'hai mai assaggiata qua? È buona. A me, guarda, a me in generale sto posto mi piace, non ci venivo, quindi ti dico la verità, a me mi piace. Vediamo, la cacio e pepe va mangiata subito, quindi assaggiamola subito. Vai, vai. Io vado col calamaro intanto, posso? Non vuoi assaggiare lei? Qui abbiamo una cacio e pepe, costo 10 euro. Vediamo la cacio e pepe del ristorante preferito vicino casa di Keyson. Non è buonissima, è molto oleosa. Però posso capire come possa essere la tua cacio e pepe comfort food, il tuo posto dove ritrovate. È buono. È il posto quello che ti fa sta a casa. E il cameriere c'aveva la maglietta di Naruto bellissima, quindi. Il buono. Piatto preferito tuo, però qua sono i calamari. Io ho fame, a me mi piacciono i calamari. Mi ma piace proprio. Cos'è che ti ha convinto il calamaro? Lo fanno cotto al modo giusto. Lo sai che c'è? È che in genere io. A me mi piace cucinare, mi piace stare a casa. Mettici un po' d'olio, un po' di sale, qualcosa. Non ti piace così? Sì. Ok. Anche a me mi piace sta casa, mi piace cucinare, quindi se devo uscire e vengo qui, mi piace questo posto perché, come hai detto te, è un posto dove comunque le cose le trovo confortevoli, le trovo tranquille, cioè non ci stanno grosse pretese, i piatti sono abbondanti, il costo non è eccessivo, è un posto... Ti senti proprio a casa? È un posto, sì, esatto, è un posto dove posso stare rilassato, cioè, dove so che... in cui stacchi da lavoro devi comunque riuscire ad andare in un posto, anzi vuoi andare in un posto che non ti dia troppi input. Ma esatto, ti faccio disinnescare la giornata. Al di là della cacio e pepe, che magari non è che mi sta facendo innamorare, però l'atmosfera fa. No. Però questo è il posto tuo e quindi posso difendere quest'idea a spada tratta. Però la cacio e pepe la mangiamo pure da Flavio poi. Vabbè, da Flavio grazie. Grazie, vabbè, scusa. Da felice pure, vabbè. Vabbè, è chiaro, non è che cioè. Sono altri. È il contesto, sta parlando di circostanze. Ma quello. Capito? Questo è il discorso. Carciofo alla giudia invece. Oh, vabbè che non è periodo dei carciofi, ma è veramente buono. Ed è perfetta sia la frittura che la parte più tenera dentro. La cacio e pepe era così oleosa che l'olio nella cacio e pepe c'era proprio. E invece questo. Ah, questo è buono. Grazie. Questo è proprio buono, buono, buono. Anzi, dietro. Me lo ruba. È finita pure la cena. C'è una cosa, mentre beviamo il caffè, che abbiamo incontrato una persona che è andata alla ricerca del proprio equilibrio durante la propria vita. E adesso sembra che l'abbia trovato quell'equilibrio, ma Keyson, te mo, da fumettista, da Keyson, da Giacomo Keyson bevi l'acqua, ma sei felice? Ma il problema poi, alla fine, vero, è questo, è che io di base sono sempre stato felice, cioè nel senso, io non c'ho rimpianti o rimorsi o cose, cioè voglio dire, le cose che io ho fatto nella vita e che mi hanno portato a sta cena in generale, vuoi o non vuoi, sono state le scelte più giuste. Quindi poi alla fine, se questo significa essere felice, cioè guardarsi indietro e effettivamente di sì, tutto quello che ho fatto lo rifarei, allora io sono sempre stato felice. Ti ho risposto? Non so se era questa la domanda. Andiamo a pagare il conto, che sennò dobbiamo fare il vento. E oh, andiamo. E anche oggi abbiamo avuto la fortuna di conoscere un professionista, nonché persona bella, sia nei suoi lati privati che in quelli invece più pubblici e anche quelli collegati al suo lavoro. Se c'è un qualcosa con cui vuoi finire, Keyson, qualcosa che ci vuoi dire, una chicca, un segreto, una risposta non svelata, a te. Direi che va bene così. Direi che è quella fase in cui se dico qualcosa in più è troppo. Perché abbiamo 6 ore di girato e di cui ci sono 20 minuti, quindi cioè credo che... Il mio vero nome non è Keyson. Non so se... Non mi chiamo Keyson. Grazie. È stata una bella giornata, diversa. Lo sai che c'è? Che io, ma in generale chi fa questo lavoro passa la maggior parte del proprio tempo da solo, dentro casa, nel proprio studio, dove lavora in generale. E questa cosa è stata una cosa veramente differente, quindi grazie, veramente. Grazie, apprezzatissimo. Grazie a lui in realtà e grazie a te, grazie anche oltre al solito like, grazie al commento, grazie al follow, grazie di essere una bella persona, ma proprio grazie a te che ti...
che ti vivi con noi queste esperienze. Assolutamente, grazie. Noi ci vediamo un prossimo video. No, tu non mangerai più fino a domani mattina, vero? No. Quindi siamo salvi. Siamo a posto. Buonanotte. Buonanotte. E buonanotte pure a te. Magari devi ristorire il pomeriggio. Abbracciami. Ma... grazie. Ho veramente sentito il calore. Hai sentito? Sì, sì. Ma... poi mi racconta le barzellette che non mi ha potuto raccontare con la telecamera accesa. Un saluto e oh. Bellaci. Bellaci.